Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati anche quest'oggi con noi. Vi presento subito il nostro interlocutore odierno, il nostro ospite. Ci fa molto piacere avere qui in studio il professor Alberto Staffieri, otorinolaringoiatra. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Io dico professore perché è già stato direttore della clinica otorinolaringoiatria all'Università di Padova, sino a qualche anno fa. Grandissima esperienza nel settore, si occupa di che cosa? L'avrete capito, problemi legati all'udito, all'orecchio, alla gola e al naso. Quanti e quali problemi? Ce ne sono tantissimi purtroppo, a volte sembrano anche banali, momentanei, poi in realtà possono celare problematiche più importanti, ma sostanzialmente, come sempre ripetiamo, quando si tratta di affrontare certe patologie sarebbe essenziale farsi visitare da un professionista. E siccome quando parliamo per esempio di perdita dell'udito e di varie sintomatologie analoghe, tante volte ci si affida dei tecnici che magari vogliono vendere degli apparecchi, per carità, fanno il loro lavoro, però non sempre sono in grado, hanno anche le strumentazioni per capire a fondo di che cosa si tratta. E poi parliamo anche su vostra segnalazione con il professore delle problematiche correlate al Covid, quindi la perdita del gusto e dell'olfatto, che hanno preoccupato molte persone e peraltro si sono prolungate anche nel tempo in alcuni casi, alcuni soggetti, poi dei bambini, dei più giovani, ma poi farete anche voi la parte perché come sempre con i nostri messaggi potrete stimolare la nostra conversazione. E allora professore, cominciamo qualcosa di attualità, il Covid sostanzialmente, l'ha colpita questa cosa, questo virus che va ad intaccare la capacità olfattiva e percettiva anche del gusto in base alle sue conoscenze? Beh certo, il virus in questione è neurotropo, cioè investe e coinvolge i nervi, e come voi sapete l'olfatto è un senso che viene mediato da alcuni nervi che partono dal naso, arrivano nel lobo frontale e lì vanno ai centri. Quindi il virus attacca questi nervi, li mette in crisi, provoca un edema, a volte questi stessi nervi nel naso sono compressi e quindi poi il paziente ha la perdita dell'olfatto, a cui si associa una perdita del gusto, perché i due centri cerebrali del gusto e dell'olfatto sono vicini. Quindi è un problema nervoso, sono interessati i nervi, il nervo olfattivo e tutti i filuzzi nervosi che partono dal naso e vanno nel lobo frontale. Quando si parla di interessamento dei nervi, a volte c'è una memoria, no? Che viene conservata in certi casi, e quindi ci potrebbe essere, una volta che viene intaccato, una recrudescenza in situazioni particolari. Può capitare, secondo lei, è tutto sperimentale, lo sappiamo, nulla si sa di certo, però potrebbe succedere che in situazioni analoghe questi nervi ormai stimolati abbiano una memoria e si ritorni in questa situazione con magari dei rischi maggiori? In che senso? Sulla memoria dell'olfatto? Sì, ma cioè si perda praticamente nuovamente. Sì, la memoria olfattiva è una sensazione abbastanza presente, però nel caso di infezioni virali la memoria viene persa. Cioè il paziente proprio non sente, non ha l'olfatto, come non ha il gusto. Mm-hmm. E questa cosa qua può durare per determinate settimane, mesi, è difficile che duri per sempre. Quindi si dovrebbe guarire. Sì, in linea teorica le problematiche olfattive e gustative legate al Covid si risolvono nel giro di qualche settimana, qualche mese. Però purtroppo sappiamo molto poco su questi nervi, perché su queste malattie, perché sono malattie nuove. In linea teorica sappiamo che si risolvono, però non, potrebbero anche continuare. E la risoluzione in tempi brevi è foriera di immagini positive per l'infezione del virus, quindi c'è un miglioramento anche della carica virale. Ecco, quindi questo, però insomma, ha chiarito che si dovrebbe in qualche modo. Si dovrebbe rimettersi a posto. E quindi questo nel giro di qualche settimana, qualche mese. E qui c'è una risoluzione del problema. Quando invece si tratta di parlare di ipoacusia, parliamo dell'orecchio, la perdita dell'udito, in varie fasce di età e quali possono essere anche le cause che provocano questa perdita progressiva dell'udito, che è preoccupante tra l'altro in moltissime persone. Lei vuole parlare di perdita progressiva o anche tutte le perdite? O di affrontare diverse, c'è quella neurosensoriale o percettiva, quella trasmissiva, quella mista, allora, insomma vedere un po' di far grosso modo per inquadrare. È un grosso campo della nostra specialità, e le sordità possono essere divise in varie
tranche a seconda delle classificazioni che noi facciamo. Possiamo dividere, per esempio, per età, possiamo dividere per classificazione e per motivazione della sordità. Se noi dividiamo per età, per esempio, abbiamo la sordità dei bambini, degli adulti e degli anziani. Possiamo cominciare da quella dei bambini? Parliamo da quella dei bambini. Quella bambini possono esistere le sordità congenite, quindi il bambino nasce sordo con dei problemi, e quello è la cosa più grave, la cosa più importante. Bisogna accorgersene molto alla svelta per mettere in atto tutte quelle problematiche atte a una riabilitazione. Di solito prima si fa la diagnosi, meglio è. Quindi si parla di riabilitazione, non interventi chirurgici. No. Oddio, adesso negli ultimi 10-20 anni si mettono anche gli impianti cocleari, che sono degli interventi chirurgici eccezionali che ridanno una sensibilità, una sensazione uditiva al soggetto non udente, che però non è la sensazione che io e lei sentiamo quando viviamo in un ambiente rumoroso. È una sensazione simile a delle scariche elettriche che una successiva riabilitazione logopedica servirà a integrare nella normale sensazione uditiva. È una cosa molto complessa. Molto complessa. Noi l'abbiamo vista nei pazienti, per esempio nei pazienti adulti sordi, che sono stati trapiantati con questi impianti in un orecchio, che ci riferiscono perché avevano già la sensazione uditiva, e quindi avevano già dei punti di confronto di quali fosse la sensazione uditiva, che queste sensazioni date da questi orecchi bionici, da questi impianti cocleari, non sono dei rumori come noi li intendiamo, ma sono delle scariche. Cose devono essere genere. Codificate. Esatto, quindi. Devono essere codificate da un esercizio e da una rieducazione. Quindi il paziente imparerà nell'arco del tempo a catalogare queste scariche e a interpretarle come suoni normali. Chiaro. È una cosa molto, molto interessante. Assolutamente, molto, sì. Molto bella. Però comunque già un'evoluzione. Leggo un messaggio che è arrivato. Buongiorno, conosco il professor Staffieri perché mi ha seguito oltre 10 anni fa. Complimenti, un ottimo Torino che mi ha risolto in parte dei grossi problemi. Grazie. Ne sono contento. un bel riconoscimento. Diciamo che questi impianti cocleari hanno fatto una svolta importantissima Nella rieducazione, riabilitazione dei bambini sordo, gravemente sordo, certo, con sordità di tipo neurosensoriale, che prima erano rieducati, però mai con una adattabilità ed una perfezione di quanto facciamo ora. Quindi è un intervento che lei si sente di consigliare? Nei piccoli, nei bambini sordi dalla nascita, con ipocrisia grave, ipocrisia neurosensoriale, è il must, bisogna farlo assolutamente. Quando invece si parla di un'età adolescenziale, scolastica? Sì, ecco, nell'età, avanzando con l'età, il bambino può andare incontro a dei problemi legati a malattie dell'orecchio, del naso e della gola, le famose adenoidi. Sì. Le adenoidi sono un tessuto che occupa una cavità, che è il rinofaringe, che è tra naso e orecchio, dove c'è la famosa tromba di Eustachio. Occupa questa cavità e chiude la tromba di Eustachio, che diventa così non più portatrice di aria e non permette gli scambi gassosi con l'esterno, e il bambino vive in questo mondo ovattato, come quando noi abbiamo il raffreddore, solo che gli adulti riescono in determinate situazioni, a deglutendo, soffiando il naso, ad aprire la tromba di Eustachio, quindi a muovere questo limbo ovattato. Il bambino vive in questo limbo, che noi chiamiamo catarrale, e questo limbo gli permette di avere delle problematiche, perché queste otiti, queste secrezioni che si provocano nell'orecchio medio, a lungo andare, se non curate, se non aereate, provocano degli addensamenti del liquido che provocano la patologia, quindi bisogna anche lì agire alla svelta. Ah, caspita, importante. Il bambino con adenoidi oppure con problemi nasali gravi può avere questo problema. Quindi non trascurarlo, non sottovalutarlo. Perché a lungo andare, sì, si parla di mesi, ma a lungo andare. Mesi è poco tempo. Cioè, sì, a lungo andare queste secrezioni presenti nel bambino possono far diventare cronica questa sensazione di udito.
E bambini che hanno di frequente otiti, è una questione genetica, una predisposizione, oppure può succedere e poi passa con l'età, come tante cose passano Sì, con l'età? questo passa con l'età perché le adenoidi di solito nel giro di 12 anni se ne vanno, però sono problematiche legate al clima, alle infezioni e al bambino come si comporta. I bambini non sanno soffiare il naso, i genitori non sanno aspirare il naso, non sanno insegnare al bambino a soffiare il naso. E il punto cruciale di tutta questa problematica è sempre il naso. Se il naso è libero, e viene lasciato libero o con una terapia o con manovre tipo il soffiamento, la manovra del Valsalva, l'orecchio va meglio. Se il naso non è libero, l'orecchio ne risente. Quindi è strettamente correlato naso-orecchio a questo punto, proprio di Il magari. naso è strettamente collegato all'orecchio, specialmente in queste condizioni infantili. Il Chiaro. famoso bambino che sta con la bocca aperta Sì. e che russa di notte ha un blocco di tutto il sistema rinofaringeo, otorinofaringeo. Chiarissimo. C'è un messaggio che è appena arrivato, chiedeva se, vediamo se la regia me lo rimette subito in onda. Buongiorno Elena, volevo chiedere se la sordità totale è curabile. Allora, la sordità totale dipende da che cosa è provocata. In linea teorica, un paziente che non sente niente non è curabile, se non con un impianto cocleare. E quindi con tutto quello che Con tutto quello che comporta, comporta, che abbiamo detto assolutamente. prima, quindi l'intervento chirurgico, una riabilitazione. È ovvio che se questa sordità totale viene in un bambino dove la sordità non è correlata al linguaggio, è una cosa. Se invece avviene in un adulto come noi, è molto più semplice il discorso, perché il Cioè paziente già la può essere prende. rieducato a sentire quelle cose strane che sono compatibili con l'impianto e a correlarle con i suoni di tutti i giorni. Certo. Chiaro, però per stare nell'ambito dell'età, poi arriviamo anche alle persone anziane. Molti insegnanti lamentano che i giovani, in età non sospetta, quando dovrebbero essere al top della loro performance di tutti i tipi, sono diventati un po' sordi. Quindi questo può essere provocato da comportamenti erronei, magari musica a troppo volume, Sì. eccetera, oppure è una questione ambientale, o voi lo riscontrate come una tendenza che è in Io atto. sono convinto che le discoteche facciano il loro ruolo, più che i telefonini o la musica alta. Quindi di solito sono traumi acustici. Traumi Sì, acustici. Quindi sì, 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 sì. vuol dire un rumore, rumori troppo Un alti, rumore troppo. troppo alto, se un giovane sta in discoteca per troppo tempo, magari vicino alle casse, può avere dei problemi a livello della chiocciola e provocare dei cali d'udito. Reversibili o irreversibili? Se presi in tempo sono abbastanza reversibili, cioè sono reversibili in un numero abbastanza indicativo di casi. Se invece sono se non sono presi in tempo, purtroppo sono permanenti. Chiaro. Ecco, siamo arrivati adesso al momento dell'età adulta che poi progressiamo con l'età, l'età anziana, e le varie problematiche si possono riscontrare quando tante persone non iniziano a sentire più e devono anche ricorrere al cosiddetto apparecchio acustico. Allora, vediamo se ci possono essere anche delle patologie correlate, se a volte dei sintomi non vanno trascurati perché dietro sottendono delle problematiche maggiori. Ne parliamo insieme dopo la pubblicità, tra pochi secondi.